nothing that's stabbing my back, it will not. I'm working the most, no, I'm never gonna choke, and I'm looking. Ugh. Ciao a tutti ragazzi e soprattutto oggi vi dirò un segreto del fighter più importante dell'MMA nel mondo, il più influente, quello che ha sorpreso tutti quanti. Chi è? Conor McGregor. Ebbene sì, perché oggi parleremo del suo segreto più grosso, della sua skill maggiore, quello che lo differenzia da tutti gli altri fighter. Infatti McGregor si è differenziato tantissimo dagli altri fighter soprattutto per i suoi movimenti stranissimi. Cioè tu la prima volta che guardi un McGregor lo vedi muoversi già all'inizio, come approccia proprio il match, come arriva, questi movimenti tutti così che entra dentro, che una lucertola, un coso, non riesce a capire, dice, ma cosa sta facendo questo qua? Cosa sta facendo questo qui? E noi ci siamo incuriositi, non so se voi lo sapete già, abbiamo approfondito questo particolare su McGregor, questa faccia della vita da fighter di McGregor, perché lui è veramente tanto fissato sui movimenti. Durante tutti i suoi match vedrete sempre un McGregor che utilizza dei movimenti che all'apparenza sembrano innaturali, sembrano quasi un'imitazione di tanti animali. E tu dici, ma a cosa può servire sta roba qui? E invece la somma di tutti questi movimenti ha portato a uno stile di combattimento unico nel suo genere, che è quello di McGregor, che oggi stanno cercando di imitare in tantissimi, ma è stato proprio lui uno dei primi a sdoganare questo tipo di movimento. Diciamo che McGregor si è fatto guidare in questo percorso per trasformare il suo stile di combattimento e soprattutto il suo stile di movimento da un certo Ido Portal. E voi dite, che è stato? Chi è Ido Portal? Ma poi soprattutto, che nome è Ido? Ido, cioè il diminutivo di Ido, cos'è? I? Chi è Ido Portal? Ido Portal è un luminario del movimento, ideando forse proprio lui la parola movement training, perché fino ad allora non era mai stata sdoganata. Lui deriva dalla capoeira, ma da lì piano piano ha iniziato a trasformare e creare delle teologie, delle teorie fatte ad hoc per ogni tipo di sport. Lui ti fa allenare dei movimenti che non alleneresti mai nel tuo sport, ma che ti aiuteranno veramente tanto nel tuo sport. Un esempio che fa sempre lui è quello del calciatore, che è fortissimo a correre con una palla dentro un campo, ma magari fuori senza una palla si troverebbe molto goffo. Cosa fa quindi Ido Portal? Ti fa allenare dei movimenti particolari che ti mettono sempre sotto stress. Quello che dichiara sempre lui non è quello di aver creato nuovi movimenti, ma di aver visto questi movimenti, di aver applicato questi movimenti, studiato questi movimenti sotto un altro punto di vista. Una delle basi della sua teoria è il generalismo e lo specialismo. Molti atleti passano la maggior parte della loro vita a specializzarsi in un tipo di movimento. Infatti ogni sportivo farà quel movimento alla perfezione giorno dopo giorno, tutti i giorni della sua vita sarà bravissimo a fare quel movimento. Cosa invece dice la teoria di Ido Portal? Dice che questo corpo molto specializzato è molto bravo in quel movimento, ma se viene portato fuori da quel movimento entra in crisi quasi da subito. Se ci si ferma a pensarci solo un attimo si capisce che è scontata. Uno allena quel movimento tutta la vita, poi boom, appena lui fa un qualcosa di diverso si troverà subito in difficoltà. Tantissimi sportivi hanno una data di scadenza, perché specializzare solamente il proprio corpo in un solo movimento crea veramente tanti danni, nel senso che ti logora molto di più che allenarsi in tantissimi piccoli movimenti che ti possono aiutare nella tua carriera, perché tu sfrutterai al massimo il tuo corpo per poter fare al meglio quel movimento. Ed è proprio quello che ha voluto fare con Conor McGregor, che è stato allenato in passi di danza, allenamenti con gli anelli, allenamenti stranissimi che l'hanno fatto migliorare piano piano senza che neanche lui se ne accorgesse, lo porta a una padronanza piena
del proprio corpo, la conoscenza perfetta di ciò che può fare e ciò che non può fare, limitando al massimo i momenti di difficoltà, perché se uno ha veramente tante skill in tante cose riesce a compensare. Naturalmente questo varia da persona a persona, c'è chi si riesce ad adattare di più e chi si riesce ad adattare di meno, ma questi esercizi possono portare a migliorare questa situazione, nel senso che possono portare a migliorare il tuo rapporto tra te e il tuo corpo, e quindi avere molte meno situazioni di pericolo, molte meno situazioni di problemi. Una delle teorie molto interessanti di questa tipologia di allenamento è la distinzione di tre fasi, tre zone di apprendimento. Si parte dalla zona 1, che è la parte del principiante, dove la persona entra in difficoltà in qualsiasi cosa. Lo stai facendo approcciare a un mondo nuovo, si troverà a compiere questi movimenti in maniera molto goffa e difficoltosa, ma è questa la parte dove l'uomo riesce a imparare di più, perché è fuori dalla sua comfort zone e cerca di adattarsi il più possibile. Poi c'è la seconda zona, la zona 2, dove inizi un po' a capire, dove si inizia a capire il movimento, non ci sono più nuove nozioni da, diciamo, imparare, ma solamente l'affinare della tecnica. Quindi sei in quella zona dove tu sai fare quel movimento, ma devi solamente migliorare. E poi si arriva alla zona 3, dove quel movimento l'hai imparato alla perfezione, e qui arrivano due scelte: o rimani qua nella tua comfort zone, oppure cambi totalmente e ritorni alla zona 1 e ricominci da capo. È una cosa veramente figa, che ti fa capire che per migliorare in uno sport devi metterti sempre in gioco, nel senso fuori dalla tua comfort zone. E ciò che fa McGregor, se voi notate, quando si muove, le sue skill sono veramente varissime. Facciamo un esempio molto classico: non sarà fortissima, estremamente forte nella lotta a terra, nel wrestling, ma si è sempre trovato benissimo, soprattutto nelle uscite e in tante altre skill. Ora, non che non sia forte, ma in confronto a persone col quale ha combattuto, per esempio abbiamo Mendez, un Khabib e tantissime altre persone, ha sempre trovato la via per uscirne. Ma perché? Perché ha abituato il suo cervello a entrare in crisi, utilizzare dei movimenti magari innaturali in quel momento, ma che lui ha assimilato dentro di sé e che sa usarli a suo vantaggio. E questo ci porta al secondo ramo di quest'arte, che divide il lavoro in altre tre fasi, che è isolare, integrare, improvvisare. Isolare vuol dire che tu fai quel movimento, quel singolo movimento, lo ripeti finché non lo sai fare alla perfezione, che può essere un qualsiasi movimento che non c'entra nulla col tuo sport, ma che ti può aiutare. Isolerai un movimento e lo farai fino allo sfinimento. Una volta che tu hai finito di isolare quel movimento, ne farai un altro, isolerai anche questo, e così via. Dopo che hai fatto un bel po' di movimenti, userai l'integrazione, nel senso che è l'utilizzo di questi movimenti isolati con un senso, no? Nel senso che utilizzi un po' di questo movimento, un po' di quell'altro movimento, che ti aiutano a raggiungere lo stesso scopo. Poi si passa alla parte più creativa, diciamo, quello che distingue la persona normale da un supereroe, che è l'improvvisazione. È l'adattamento di tutto ciò che hai imparato, non utilizzando più delle teorie, non utilizzando più delle cose che hai provato in palestra, ma ciò che ti vengono istintive, perché tu hai accumulato tantissime skill che, unendole, formi delle skill che ancora non esistevano, quindi delle skill nuove, completamente nuove, e che ti possono aiutare a crescere molto di più e a liberarti in situazioni molto più difficili. Qui ti fa capire che non esiste una cosa da seguire, ma degli esercizi che ti possono portare a non si sa cosa. Diciamo che questa arte ti dà in mano tantissime armi e sta a te a utilizzarle al meglio.